Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari Carlo Modestino a carico di tre poliziotti del commissariato di Marcianise, arrestati l'8 ottobre scorso nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sullo spaccio di droga gestito dal clan camorristico De Belforte e attivo proprio a Marcianise e nei comuni limitrofi. Con la decisione relativa agli agenti, i magistrati hanno annullato per carenza di motivazione tutte le 16 ordinanze emesse dal giudice per le indagini preliminari. Una filiera di borse e abbigliamento contraffatti è stata scoperta in due opifici di produzione clandestina nel cuore di Napoli dalla Guardia di Finanza. Una filiera di borse di abbigliamento contraffatti è stata scoperta in due opifici di produzione clandestina scoperta nel cuore di Napoli dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato 14 persone. Gli opifici si trovavano nelle zone di San Pietro a Patierno e Poggio Reale. I finanzieri, nel quartiere a nord di Napoli, hanno individuato l'opificio clandestino all'interno di una palazzina. Sette le persone, tutte di Napoli, impegnate nella produzione e nel confezionamento di borse griffate con marchi contraffatti. Per quanto riguarda le borse, l'ipotesi per la qualità della lavorazione è che le stesse fossero destinate a un mercato diverso da quello della strada. Sequestrati anche macchinari da lavoro e 26.000 prodotti. In zona Poggio Reale, invece, la fabbrica era stata realizzata all'interno di un'abitazione. Anche in questo caso, al momento dell'irruzione delle fiamme gialle, erano sette le persone, tra cui due di origine brasiliana ed un minorenne, impegnate nell'attività illegale. Il bilancio totale dell'operazione è il sequestro di due locali, 13 macchinari, 10 cliché di altrettante case di moda, 5 banconi da lavorazione, 710 capi d'abbigliamento e più di 26.000 prodotti tra accessori e semilavorati. Le indagini della Guardia di Finanza di Sibari sono state dirette alla Procura della Repubblica di Castrovillari ed hanno scoperto 456 fittizie eredi di delegati alla riscossione delle indennità di accompagnamento nei confronti di persone decedute. La truffa, secondo gli investigatori, sarebbe stata ideata da un ex dipendente dell'ufficio INPS, il quale, attraverso la falsificazione di verbali di visita medico-collegiale, di identità anagrafiche con falsi rapporti di parentela attraverso falsi testamenti, ha falsificato 615 pratiche di pensione con un importo complessivo della truffa quantificato in circa 4.700.000 euro. Queste somme venivano incassate attraverso numerosi conti correnti intestati a persone inesistenti. Gli indagati, attraverso 24 false identità, sono riusciti anche a porre in essere una truffa nei confronti dell'INAIL di Napoli, riuscendo a percepire indebitamente indennità previdenziali e assistenziali per circa 200.000 euro. Pozzuoli, il rione Terra deve tornare ai vecchi splendori. Il percorso archeologico sotterraneo a Rione Terra di Pozzuoli è da ieri pomeriggio di nuovo fruibile al pubblico. La riapertura è avvenuta dopo 6 anni di chiusura del sito sotterraneo dell'antica rocca, grazie ad un finanziamento regionale di 250.000 euro. Rimarrà aperto fino a marzo 2016 e sarà visitabile gratuitamente dalle 9 alle 17 il sabato e la domenica. Allestita per l'occasione una mostra itinerario tra terra e mare all'origine del gusto. Per Pozzuoli questa è una giornata importante. Importante perché dopo la riapertura della cattedrale nel maggio del 2014, oggi è stato compiuto un altro passo in avanti verso il recupero completo e la valorizzazione del rione Terra, spiega il sindaco Vincenzo Figliolia, intervenuto alla riapertura del sito. Io sono contento per due ordini di motivi oggi, che sicuramente è una giornata storica per la riapertura, è una giornata storica per, diciamo, questa sinergia. Le sfide si vincono se funziona il sistema. Oggi è la giornata che ha funzionato il sistema, regione, comune, sovrintendenza, ministero. Ed è questo, insomma, il motivo, il principio che deve portarci avanti affinché questo Rione Terra, questo percorso archeologico, questo aspetto culturale diventi il volano non solo di Pozzuoli, ma dei Campi Flegrei. Noi stiamo preparando, siamo quasi pronti per l'accordo di programma col Ministero per la gestione unica del Rione Terra. Aspettiamo il ministro che ci convochi da qui a 15 giorni per la sottoscrizione per far partire il bando di gara internazionale, perché il prossimo anno il consorzio, entro il 2016, ci consegnerà tutta la parte completa. All'origine del gusto, per valorizzare ulteriormente il percorso, le rovine, ha detto dal canto suo la sovrintendente Adele Campanelli, non devono costituire un fatto vetusto, ma consentire di ricostruire la storia. Siamo
abbiamo un finanziamento che copre alcuni mesi, speriamo che poi intervengano altre possibilità per tenerlo aperto in modo che le persone tornino a camminare in questa città antica che è rimasta veramente parlante. I nostri fantasmi, lo spirito della letteratura, dei poeti che hanno attraversato queste strade, non può far altro che accompagnare il viaggiatore e rendere questo passato un po' meno lontano, un po' meno inaccessibile. Io credo che questa sia la grande scommessa che tutte le città, non solo dei Campi Flegrei, ma anche Napoli, devono mettere insieme le energie per fare in modo che questo diventi il polmone turistico, culturale, di un'area che ha giovani bravissimi che possono veramente trovare in questo lavoro e soddisfazione. Una barra davanti alla Questura di Napoli per celebrare il funerale della legalità, per chiedere più trasparenza e soprattutto una risposta più incisiva nella lotta alla criminalità organizzata, l'iniziativa organizzata dalla UIL Polizia di Stato. La UIL è scesa in piazza per chiedere più attenzione da parte del governo verso l'emergenza camorra. I morti ammazzati sono veramente tanti e soprattutto è a rischio anche la sicurezza di coloro che operano all'interno delle forze dell'ordine. Manifestazione a Napoli con oltre 1000 pacifisti per chiedere l'immediata sospensione del Trident Juncture, la più grande esercitazione NATO dall'epoca della Guerra Fredda, in corso in questi giorni nelle acque del Mediterraneo e che proprio a Napoli ha il comando operativo. Lungo il corteo partito da Piazza del Gesù, numerose le sigle delle associazioni provenienti da tutta Italia, bandiere arcobaleno, simbolo della pace, simboli palestinesi, libanesi e di altre nazioni del Mediterraneo. Tra gli enti aderenti anche il Comune di Napoli, presente anche il sindaco De Magistris. Qualche momento di tensione tra i manifestanti quando un piccolo gruppo di siriani ha indossato magliette con scritte a sostegno del leader Assad. In testa al corteo è il padre comboniano Alex Zanotelli, tra i promotori dell'iniziativa. Quando il corteo ha raggiunto Piazza Municipio è stata calata anche una grande bandiera palestinese dagli spalti del maschio angioino con la scritta Palestina Libera. Diciamo no a questa esercitazione militare colossale che ci costa e diciamo no proprio anche perché la direzione generale di questa enorme operazione militare proprio l'abbiamo qui in casa nostra, tutti i comandi partano qui dalla NATO di Lago Patria, quindi giochiamo a casa. Diciamo no perché questo vuol dire prepararsi ad altre guerre e la guerra che rischiamo adesso è NATO, Unione Sovietica e se avverrà rischia di essere una guerra nucleare questa volta, vuol dire l'olocausto. Non possiamo più andare avanti a questa maniera, è il popolo e chiedo proprio al popolo di Napoli di ribellarsi a tutto questo. Un giovane di 22 anni ha perso la vita in uno scontro tra due auto che si è verificato la notte scorsa sulla statale provinciale all'altezza di Bolla. La vittima è un ragazzo di Casalnuovo. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, l'auto del giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un'altra auto in fase di immissione sulla stessa strada. Il più grave nell'impatto è risultato proprio il 22enne, che è stato trasportato in condizioni gravissime a Villa Betania, dove poi, deceduto, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Lo ha sottolineato anche l'attore Alan De Luca, la cittadinanza di un intero territorio sabato mattina non c'era, non ha risposto al grande spettacolo di beneficenza organizzato nello stadio di Castello di Cisterna per la famiglia di Anatoly Korol, l'immigrato ucraino ucciso la sera del 29 agosto nel tentativo di sventare una rapina in un supermercato. Il 37enne muratore è stato ammazzato proprio lì, a pochi passi dallo stadio e dall'abitazione dei suoi assassini, i fratellastri Gianluca Ianuale e Marco Di Lorenzo, figli del boss Vincenzo Ianuale. Ma quando la manifestazione, preparata per settimane tra gli altri dal cantante Felice Romano e dal presidente dell'ICAST di Pomigliano, Ciro Esposito, è iniziata alle 11 la presenza della vedova di Anatoly, Nadia, e delle due figlie di 15 anni e di un anno e mezzo, c'erano soltanto poco più di 200 persone, per la stragrande maggioranza studenti degli istituti superiori della vicina Pomigliano. E quando a mezzogiorno, sotto un sole splendente, lo spettacolo ha raggiunto il culmine con le performance di Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino, sono rimaste nello stadio non più di una sessantina di persone. Dal canto suo il sindaco di Castello di Cisterna, Clemente Sorrentino, ha analizzato in modo impietoso quanto onesto quel che è successo. Noi siamo vicini alla famiglia, abbiamo voluto insieme agli altri questa manifestazione che riteniamo doveroso, che la signora è stata mortificata.
Gli ha fatto eco il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo. Ma questo è particolare perché ha interessato i giovani e quindi naturalmente il messaggio arriva più in profondità, perché questo sacrificio, al di là di quello che ha comportato nelle coscienze dei nostri cittadini di Cisterna, di Pomigliano, ma anche nei paesi vicinori, è un messaggio che deve entrare nei giovani, e quindi questa è una manifestazione importante. In tre tutti i minorenni hanno costretto un quindicenne, minacciandolo con una pistola, a consegnare la sua city car. Arrestati a Barcaturo nel Napoletano, i tre, un 17enne e due 16enni, già noti alle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto venerdì scorso a Barcaturo. Quattro giovani invece di nazionalità rumena sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rubato circa 2 quintali di rame dai tralicci della pubblica illuminazione nel territorio di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Durante il trafugamento si è verificato un blackout. Se la notte bianca nel quartiere Vomero a Napoli è stata promossa nel segno della legalità, in alcune aree del centro della città nella serata di sabato è regnato, come peraltro avviene spesso in quest'ultimo periodo, l'illegalità, come in piazza Matteotti, nelle strade vicine, a pochi metri da uno degli ingressi della questura e a qualche centinaio del comando provinciale dei carabinieri, dove i parcheggiatori abusivi hanno taglieggiato automobilisti in cerca di sosta. Ma vediamo cosa è accaduto al Vomero durante la notte per la legalità. Migliaia di persone hanno affollato sabato notte la zona collinare di Napoli per la notte bianca della legalità, con negozi aperti, concerti e tante attività nelle piazze per le strade del Vomero, dell'Arenella e del Rione Alto. Un messaggio per la legalità, basta all'illegalità diffusa, hanno gridato in tanti. Ci sono stati eventi nelle librerie, come la presentazione del libro sulla storia di Annalisa Durante, che è stato presentato con il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Un messaggio, quello della legalità, che è stato sottolineato anche dal palco dal presidente della quinta municipalità Mario Cuppetto, insieme all'assessore alla cultura del comune di Napoli Nino Daniele e da Tano Grasso, da sempre impegnato nell'antiracket. Una festa con concerti, musica, flash mob, dibattiti, incontri letterari, ma anche l'occasione per dire basta all'illegalità diffusa. Oltre 250 uomini di carabinieri, agenti di polizia municipale, militari delle fiamme gialle e poliziotti a protezione della sicurezza dell'esercito di manifestanti, insieme con un altro centinaio di volontari della protezione civile e della Croce Rossa, non sono però bastati per evitare che due giovani, 17 e 15 anni, rimanessero feriti per aver ceduto alle provocazioni di giovani balordi in cerca di guai. Ma ritorniamo alla festa della legalità nel quartiere Vomero, quarta edizione. Entusiasmo, voglia di sognare con il gol del Pipita, ma anche sano realismo e necessità di dosare le forze. Il Napoli, tornato dalla trasferta di Verona con il Chievo, si gode la sesta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, la quarta di fila in Serie A, che ha permesso agli azzurri di rimontare dal 12° al 2° posto in classifica.
Vola il Napoli, la squadra di Sarri passa anche al Bente Godi di Verona grazie alla ritrovata verve lontano dal San Paolo di Gonzalo Higuaín. Con questi tre punti gli azzurri salgono al secondo posto a 18 punti in compagnia di Inter, Lazio e Fiorentina, due punti sotto la nuova capolista Roma. Gli ospiti fanno la gara, hanno qualità tecnica decisamente superiore, ma è una supremazia sterile che ruba gli occhi e niente più. Quando ci vuole concretezza, quando occorre la giocata di autore, ma che incida davvero, ecco che Higuaín fa la differenza. L'argentino è devastante, lui che rompe gli equilibri, che fa pendere la bilancia a favore del Napoli. Già nel primo tempo Higuaín mette a dura prova la retroguardia del Chievo. Solo la sfortuna sotto forma di due palli non consente a Higuaín e soci di andare a riposo con almeno una rete di vantaggio. Due i legni colpiti dall'argentino davvero scatenato dalle parti di Bizzarri. Il Napoli fa girare bene la palla, ma i gialloblu di casa si chiudono bene e cercano le ripartenze. Il Chievo reclama un rigore per mano di Higuaín in mischia, ma Ram viene espulso. Il Chievo non molla sino allo scadere, ma il Napoli sa resistere e squadra vera è in grado anche di lottare sino alla fine per portare a casa tre punti importanti. Sarri di scudetto non vuole parlare, ma una squadra che ha un attaccante del valore mondiale come Gonzalo Higuaín non può più nascondersi. Partiranno da gennaio in Campania le prime procedure di crioconservazione in azoto liquido di tessuto ovarico prelevato a donne in età fertile ammalate di tumore che intendano però preservare la fertilità ed evitare che le terapie anticancro le rendano sterili. Creare una rete assistenziale per la conservazione della fertilità in pazienti oncologici e riunire il mondo sanitario campano intorno a un progetto promosso e finanziato dalla Regione Campania sul tema dell'oncofertilità. Questo è l'obiettivo del progetto presentato questa mattina a Napoli nel corso di un convegno che si è svolto in un noto albergo cittadino. L'iniziativa era promossa da Giuseppe De Placido, direttore dell'area funzionale di chirurgia ostetrica e ginecologica e del Centro per lo studio e la terapia della sterilità ed infertilità di coppia dell'Università Federico II, che abbiamo ascoltato, e da Cristoforo De Stefano, direttore del Centro Sterilità dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Noi siamo partiti già col congelamento di gameti, quindi di embrioni e di ovociti, e adesso partiremo anche con la crioconservazione del tessuto ovarico, che è una procedura diciamo più complessa, ma che in questo momento è stata validata con il gruppo del professor Andersen, che viene da Copenaghen, che è quello che ha ottenuto su 45 gravidanze al mondo, ne ha ottenuto 20, quindi il gruppo più forte su questa tipologia di protocollo. Quello che possiamo dire è che già due donne che avevano crioconservato embrioni hanno comunque due pazienti affette da carcinoma della mammella, hanno poi ottenuto due gravidanze. Ai lavori sono intervenuti Giovanni Persico, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II, Gaetano Donofrio, direttore sanitario aziendale del Policlinico Federico II, ed Enrico Coscioni, consigliere per la sanità del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ogni porzione di 50 grammi di carne lavorata o trattata mangiata giornalmente aumenta il rischio di tumore del colon retto nel 18% dei casi, e questa è la conclusione alla quale sono giunti gli esperti della ricerca internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Considerando il grande numero di consumatori di carni lavorate, affermano gli esperti, l'impatto globale sul tasso di incidenza del cancro ha un'importanza per la salute pubblica. E dopo il grave allarme, il Codacons ha deciso di presentare un'istanza urgente al Ministro della Salute ed un esposto al pubblico ministero Raffaele Guariniello affinché siano valutate misure a tutela della salute umana, come ritirare dal commercio le carni appunto che sono di questo tipo. Intanto il consiglio dell'esperto massimo dei tumori, l'oncologo veronese, è quello di mangiare il meno possibile le carni e, se possibile, assolutamente eliminarle dalla propria alimentazione e tornare alla sana dieta mediterranea.
Ci sono 110 miliardi di euro di fondi europei da destinare all'Italia nei prossimi 6 anni. Di questi 56 sono per il Sud e 34 per la Campania. È stato calcolato che se questi fondi fossero utilizzati in maniera corretta, il PIL del paese potrebbe avere una crescita del 2%. L'Italia però, in particolare le regioni del Sud, sono ancora indietro. Basti pensare che restano da spendere oltre 12 miliardi di euro della precedente programmazione 2007-2013 in scadenza il prossimo 31 dicembre. Di fondi europei e nuove opportunità della programmazione si è parlato all'Università Partenope nel corso di un seminario nazionale di studi organizzato dal professore Mattia Lettieri, docente di economia politica all'Università Telematica Pegaso, nonché delegato provinciale per Avellino dell'Istituto Nazionale dei Revisori Legali. Ha moderato il dibattito Virgilio Baresi, presidente di INRL. Può essere determinante, particolarmente per la parte che compete al revisore legale, di analizzare, studiare la fattibilità dei progetti che vengono fatti affinché tramite la nostra organizzazione che già sussiste a Bruxelles dia la fattibilità e l'utilità dell'iniziativa e che venga approvata pertanto dalla Commissione e quindi che si possa dar corso effettivamente al lavoro. Le conclusioni dopo gli interventi di numerosi esperti addetti ai lavori sono state affidate al presidente di Svimez Adriano Giannola. Questo ruolo viene inquadrato all'interno della problematica dei fondi strutturali europei, quindi è un ruolo sia di coordinamento e quindi di rendere più fluido, diciamo, tutto il meccanismo molto complicato per l'attribuzione, la richiesta e la erogazione dei fondi, sia un ruolo di segnalazione e controllo, di vigilanza per così dire, sulla correttezza dell'uso di questi fondi, perché poi sappiamo che una volta quando c'è la rendicontazione l'Unione Europea e tutti i vari filtri sono estremamente selettivi, severi e a volte pignoli, anche inutilmente pignoli. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che se volete partecipare con le vostre domande alla nostra trasmissione Lente di Ingrandimento, lo spazio di approfondimento dedicato alla città di Napoli in cui ogni settimana è ospite il sindaco Luigi De Magistris, potete scrivere a redazione@televomero.it. Arrivederci alle prossime edizioni, grazie per averci seguito.